C'è gente che non è in grado di portarsi in casa 4 bidoni. Non è in grado. Non sa dove metterli. Raccolta di firme contro la raccolta porta a porta dei rifiuti. Alla farmacia Zanoni di Piazza Borsa un grande cartello annuncia non l'ultimo ritrovato della medicina o della cosmetica, ma la petizione contro la differenziata spinta in città. Circa 600 finora le sottoscrizioni, come fa sapere il dottor Hermes Zanoni, il farmacista, già assessore comunale della Lega Nord. Guardi, 30 pagine sono queste, se vuole contarle. 30 pagine tutte di gente che non vuole questo tipo di raccolta. Spontaneamente, tutta gente che spontaneamente è venuta a firmare dopo che ha saputo che raccoglievamo le firme. Ma da tutte le parti della città, sono una raccolta differenziata fatta con un po' di testa. Restiamo nella farmacia pochi minuti, ma il via vai è continuo. Perché firmo? Perché basta questa contadina e dobbiamo pagare le tasse. E addirittura ho capito che i bidoni li dobbiamo portare addirittura dove il camion, non so cosa sarà, si ferma. Che ci sono persone anziane che non riescono a fare questa differenziata e poi ci sono persone che abitano nelle case piccole e non hanno posto dove metterla. Dovrebbero fare ogni palazzo 4 bidoni grandi con il catenaccio, solo i proprietari del condominio deve tenere quella chiave. La protesta continua a montare, c'è addirittura chi ha rifiutato i bidoni. I trevigiani sono sul piede di guerra e chiedono altre forme di differenziata. Il vero braccio di ferro sarà quello con i residenti del centro storico. Difficile prevedere come andrà a finire.